non so, non mi sento assolutamente qualificato di parlare di climate change o anche di, forse anche di agricoltura, ma ti dico, è già stato detto delle cose molto pesanti, molto triste, ma nella mia vita io ci ho sempre creduto nel vino. Il vino mi ha portato tanta fortuna, mi ha portato nella strada giusta. Tramite il vino ho trovato la mia strada nella vita, ho conosciuto persone nel mondo che hanno insegnato e mi ha fatto fare una vita molto fortunata. E adesso, in questo momento, voi, produttori di vino, avete una responsabilità enorme, immensa, perché nel mondo di agricoltura, forse la coltivazione dell'uva per produce del vino è l'agricoltura più precisa che può esistere. Allora arriva un punto molto molto pesante a noi, a voi, prima, perché sicuramente i peperoni di Carmagnola, il radicchio di Castelfranco, i pomodori sul Vesuvio verranno bene anche se la temperatura aumenta un grado o due gradi, ma la viticoltura no. E affrontiamo il rischio di spostare tutto il vostro, il nostro patrimonio di questi posti, questi terroir, il patrimonio vostro, perché di questo cambio. E le notizie sono gravi e sono brutte. Ma siamo fortunati, perché all'avanguardia di questo problema comunicazione sono voi, i vignoli, i produttori di vino, persone di cultura, di ottimismo, di risorse, di comunicazione, di fare un prodotto che va oltre una generazione, per fare prodotti che vivono molto più di noi. Perché tutti sappiamo che il ciclo di vino non controlliamo noi, partecipiamo in un ciclo molto più grande di noi. Allora, la fortuna che abbiamo, che forse questo gruppo di viticoltori globali si possono mettere di fronte a questo problema e dice che dobbiamo trovare una soluzione. E questa soluzione sicuramente non è uno che possiamo affrontare come persone individuali, è una soluzione globale, che diventa una soluzione politica. E la politica, come sappiamo noi, è un problema molto, molto, è un mondo molto difficile, ma il problema è solamente affrontato a un livello globale e politico. Io da americano oggi mi guardo il telefono, vedo che California brucia, ogni altro giorno c'è persone con armi che entrano dentro, uccidono 20, 30, 40 persone. La politica è l'unica maniera di affrontare questi problemi globali. Viviamo in un mondo che le tendenze sono sicuramente negative, politico, radicalismo nella politica, radicalismo nel clima, anche radicalismo a livello politico che ci divide, ci porta via della soluzione nel mondo che viviamo noi. E l'America è sempre stato quel posto che in qualche maniera poteva mettere un piede in fronte e dire stiamo insieme e noi francamente siamo nella merda. È una situazione triste e mi viene non solo per la doc adesso, anche mi emoziona un poco perché veramente è difficile. Ma mi consolo nel fatto che questo mondo di vignoli, questo mondo di vino mi ha fatto crescere, di essere la persona che sono oggi. Ci crediamo, perché per fare vino devi credere. E quella è la nostra fortuna e quella è la nostra responsabilità in questo minuto. Grazie.